tema che volevo condividere con voi è quello cosiddetto dell'equo compenso. E ne parliamo perché appunto abbiamo di fronte consiglieri di amministrazione che fanno parte dei comitati di remunerazione e una novità che probabilmente voi già conoscete tutti quanti è che il concetto dell'equo compenso si applica ai collegi sindacali ed è previsto dalla normativa. L'equo compenso è un qualcosa, è un concetto che esiste già da anni nella nostra legislazione. Cosa è cambiato? È che la nuova legge, entrata in vigore il 20 maggio ultimo scorso, è obbligatoria, semplificando al massimo, perdonate se prendo ad accettare il tema, ma società medie e grandi, quindi la gran parte, se non tutte le società quotate, e le amministrazioni pubbliche. È entrata in vigore, ma come dicevo, è già presente nel nostro ordinamento. Cosa è cambiato in maniera veramente semplice? Che per garantire un compenso che sia, lasciatemi dire, equo, quindi proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dai professionisti, il cambiamento forte è che adesso ci sono delle conseguenze. Quindi, se nelle lettere di conferimento degli incarichi ci sono clausole che non sono conformi alla legge, sono nulle e i professionisti saranno sanzionati dai codici etici degli ordini, dai codici deontologici degli ordini. Quindi, un cambiamento importante perché c'è una enforcement e quindi delle conseguenze per chi non rispetta questa legge. Per i componenti del collegio sindacale, si applica al momento la tabella del 2012 di decreto ministeriale 140, la tabella C, in buona sostanza come funziona? Di nuovo, semplificando al massimo, si prendono i ricavi, ci si sommano il totale delle attività di bilancio, quello è il punto di riferimento al quale si applicano progressivamente degli scaglioni, e quindi funziona un po' come se fossero il calcolo delle imposte, no? Di nuovo per fare una similitudine. Qual è il tema importante? Che non c'è un tetto ai compensi e quindi più grandi sono questi valori, più grandi sono le società. Ad esempio, immaginate tutte le società infrastrutturali che hanno un totale dell'attivo molto ampio, possono essere chiamate a corrispondere dei compensi molto elevati. Allora noi ci siamo divertiti a fare un esempio. E quindi abbiamo preso una società con 500 milioni di fatturato e 1 miliardo di totale attività, diciamo una medio-grande azienda, quindi con 1,5 miliardi di totale di riferimento, il compenso minimo del sindaco effettivo è 104 mila euro. E oggi sappiamo che il compenso minimo è decisamente più basso. Ma se noi applichiamo questi stessi parametri ad aziende più grandi, ad esempio una società di infrastrutture, senza fare il nome, ma insomma potete arrivarci facilmente, che gestisce ad esempio delle infrastrutture nel settore dell'energia elettrica, una qualsiasi, con un parametro di riferimento che è a 23 miliardi e 850 milioni, il compenso minimo del sindaco effettivo è 1 milione 784 mila euro. E non è un errore, perché come dicevo prima, manca un tetto. Non è previsto il tetto. E quindi le domande che ci siamo fatti è sicuramente l'intervento del legislatore ci sarà perché quando ci renderanno conto, visto che questo è applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, che questi sono gli importi in ballo, probabilmente qualcuno interverrà. Ma nel frattempo cosa fare? Noi abbiamo un cliente che ci ha chiamato e ce l'ha chiesto. Dice, ma che facciamo? Disapplichiamo la norma? Forse no. Nominiamo il collegio sindacale per un periodo di tempo più limitato, se è possibile, se per lo statuto. E poi, se io ho un amministratore che è iscritto all'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, a cui si applica la norma, e ho un sindaco che è iscritto all'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, che faccio? Introduco una sperequazione, una differenza che è enorme. E se magari ho dei sindaci ai quali non si applica questa norma perché non sono iscritti agli ordini e non sono considerati professionisti?
E quindi la domanda che volevamo porre, se c'era qualcuno, qualche comitato, remunerazioni e nomine che magari sta già affrontando il tema.